Devi trovare un lavoro e smetterla con la batteria. Papo, voglio suonare la batteria in una band. Voglio vedere il mondo. Una tradizione lunga 4.000 anni non finisce perché un coniglio egoista non vuole seguirla. Cominciamo dal tuo personaggio, il coniglietto Pasquale. Infatti questa è la prima cosa che accade quando io parlo con i miei amici. Ah, fai un film, sì, cosa fai? Il coniglietto Pasquale. Vanno via, non mi parlo. Vado a Hollywood. Tutti i grandi artisti soffrono prima di diventare famosi. Quando ho scritto Harry Potter l'autrice era sull'astrico. Poi di fatto invece la cosa bella che ti accorgi che in questo film il coniglio è figo. È un lavoro fare il coniglietto Pasquale, poi suona la batteria, ama la musica, viaggia, va a Hollywood, quindi un'immagine del coniglio diversa da quella che noi abbiamo solitamente in Italia, cioè di uno che ha paura. Di fatto CP paura non ce l'ha. Ho il talento, ho la grinta, devo solo evitare di farmi mettere su. La primissima cosa che ho fatto è cercare di mettere proprio il mio dentro CP. Dopodiché, quando sono riuscito a trovare la quadratura del cerchio, insomma il giusto balance, ho cercato anche di doppiare, non dico nei canoni, ma almeno di dire perché e non perché, o te, queste cose qua, che è una cosa molto, ma molto difficile per uno come me che ha sempre parlato in slang. Non sono viziato. A che servono quei giornali? Sai, sei un animale, quindi... Ah, ho capito, vuoi farmi dormire qui, tra pipì, pupù, come un porcellino. Possiamo definire questo film un film per famiglie? It's very much a family movie. Sì, è davvero un film per famiglie. In molte pellicole di animazione oggi le storie sono sempre più sofisticate. Ci sono studios come Disney e Pixar che fanno film di qualità con storie interessanti e un sottotesto ricco, e questo produce delle pellicole che vanno al di là dell'essere solo per famiglie. Basta pensare in tempi recenti a Toy Story 3, un cartone che è stato persino nominato all'Oscar come miglior film. Tu non hai capito, ho un appuntamento col destino con Hasselhoff. Wow. Il film è che messaggio poi dà di provare, di osare? Il film dà un messaggio ben chiaro. Prima di tutto, se sogni di poter fare qualcosa che non è detto sia nel mondo artistico, perché ci sono altre milioni di cose belle da fare. C'è anche chi sogna di diventare ingegnere, c'è chi sogna di diventare meccanico, c'è chi sogna di mettere su una pasticceria, c'è chi sogna di fare altro, non solamente il cantante o il presentatore o l'attore. Lo posso toccare almeno? Au! Ecco, l'hai toccato. Grazie. I genitori dovrebbero imparare ad assecondare le passioni dei figli e non i vizi. Il vizio è molto semplice da secondare, per cui mamma, mi compri il pantalone nuovo? 40, 30, 20 euro li tiri fuori ed è finita lì. La passione è un pochino più difficile, perché mamma, mi porti a studiare chitarra? Mamma, mi porti in biblioteca che voglio leggere dei libri? Mamma, mi porti là? Insomma, devi prendere il bimbo e portarlo fuori. Però assecondare la passione veramente è molto importante al giorno d'oggi, anche perché la base sono delle Ferrari, questi ragazzi. Basta, basta, non mi piace, mi fa impazzire.